Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo i Vichinghi. Oggi sono da solo in questo video per fare un video per non mantenere il canale troppo inattivo. Ci troviamo sul profilo di Vichingo, spero che non gli dispiace se gli apro qualche baula. Ma allora, in questo video vi volevo parlare di una cosa. È un periodo bruttissimo per noi, per entrambi, su Clash Royale, perché c'è un momento di distacco da questo gioco, sia per lo script, che ci sono persone che dicono che non esiste, sia per la voglia. In pratica volevo farvi vedere i deck che stavamo usando, soprattutto il suo, che è questo con la strega notturna, che ha trovato da pochissimo. Infatti ce le ha tutte le carte, se andiamo a vedere ce le ha tutte tranne a bulle nuove. E in pratica queste sono le sconfitte che ha fatto oggi, che sono tantissime. Ha cambiato deck, ma alla fine non è servito a niente. Vediamo un suo attacco contro un log bait, un deck classico che si becca contro, e guardiamolo, vediamo come lo usa, perché è un video per farvi capire che ormai su Clash Royale c'è solo gente maxata, cioè noi ai nostri livelli, che stiamo abbastanza bassi di coppe, per le nostre carte che abbiamo incontriamo gente troppo forte, gente con le carte a 13, con le carte a 12, comuni a 13, rare a 10, leggendarie al 3, ci è capitato pure. Che noi sinceramente potremmo anche essere i giocatori più forti del mondo, ma non riusciamo come dire a schivarle. Questo che ha beccato contro è fortunatamente ha beccato un livello standard, cioè un livello per l'arena in cui siamo, per il livello in cui siamo, e quindi siamo si è trovato anche più a suo agio ad attaccare, che ovviamente non aveva la pressione che lui era più forte, e quindi è stato anche più rilassato. Lui attacca, classico attacco tronco, barile, domatore, che toglie tantissimo, e stanno uno pari. Nel frattempo lui ha buttato la torre giù. La strega notturna è molto forte, ma bisogna alzarla di livello, perché a livello 1 basta una palla di fuoco a 8, mi sembra, o anche pare sia 8, e la butta giù. Quindi infatti vedete qua, una combo forte sarebbe metterci la furia, ma finché si trova va bene così. Dove abbo mini pecca va a segni e tre corone, facili. Ok. Tra l'altro lui piange, quindi gli stati d'animo sono questi. Andiamo a vedere una sconfitta e farvi vedere i livelli un pochino che becchiamo ai nostri. Ho qua già da qua livelli 5. Ecco qua ad esempio. Vedete qua. Andiamo a guardare. Guardate i livelli. Cioè noi con le nostre carte, che ce l'abbiamo a 8, massimo a 10 le rare. No, volevo dire le comuni a 10 e le rare a 8, vedete la gente che becchiamo contro, è inspiegabile. Lui qua ha sbagliato la cosa, però cioè è improponibile giocare, quindi è anche dovuto a questo sta nostro allontanamento. Cioè cercheremo di portare qualcosa, ma finché non si risolverà questa situazione di clash saremo costretti ad abbandonarlo un po'. Portare Blue Star anche no, perché a parte che non abbiamo un iOS ma abbiamo entrambi un Android, e poi sinceramente a me non è che mi convince tanto come gioco, a parte che ancora lo devo provare. E non lo so se far vedere un altro replay. E allora ragazzi, lasciamo stare quest'altro replay, perché sennò si fa troppo lungo il video, non voglio annoiarvi, e
sinceramente questo è un video così per parlare un po', farvi capire la nostra situazione di Clash attualmente. Faccio vedere anche la mia, che al momento sono quinto, anche se non sta andando benissimo. Questo è il deck che sto usando adesso, proprio preso dalla rabbia. Creo questi deck così, che non sempre funzionano, però va bene così. Allora, spero che vi sia piaciuto, era per chiacchierare almeno un po'. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, condividete e ci vediamo in un prossimo video. Bella!